E induristi per caso. Luca è un po' stanchino, però. È un po' stanco. Ormai siamo quasi arrivati in Liguria. Oddio, io anche non è che sia molto riposato, però insomma, aspetta che sennò si vedono le tare. Bene. Là c'è un campeggio, deve essere un campeggio abbandonato. La seconda casa. Vieni però, qua non paghi ICI, non paghi niente, guarda. Che meraviglia. Spettacolo. Com'è Luca, è caldo? Oggi settembre. Ma noi siamo cazzuti, siamo pronti a tutto. Siamo brutti. Cioè, abbiamo delle gomme di merda, però. Ce l'avevano sui PX quelle gomme. Facciamo mottardo sulle mulattie. Andiamo? Andiamo, andiamo. Avanti te. Eh? Vedi, no, ti seguo, dai. Quasi più. No, com'è Luca? Sento rumore di puffetti. Gli enduristi per caso, due enduristi per caso stanno arrivando. Sento un rumore a me familiare. Okay. Come è andata oggi? Cos'è questo? Questo è il risultato di un giro. È la Lega Protezione degli Uccelli. Cazzo di uccelli. Abbiamo massacrato qualche falco e qualche aquila. Questo è il risultato. Colpa di Luca. Non li inquadro, se non si vede la targa, però dai. Eccoli. È quello che era scappato dal controllo, vero lui? Vedi? Vorrei meglio che non vada più a casa. Mi vado a Carosi, qua c'ho la casa, c'ho le chiavi. A posto. Vabbè, dai, ci fanno lo sconto poi. Ok. Dov'è la cifra? No, la cifra non la facciamo vedere. Facciamo vedere soltanto l'IPU apposta, che è Lega Italiana Protezione Uccelli. Ta-da.